piace ancora di più perché l'idea la mente. Eccoci qua, noi chiamiamo la radio e voi chiamate la radio, siete con noi qui come ogni giovedì alle 18.30 da New Radio Network per seguirci e per parlare di tanti argomenti interessanti, per parlare di cultura, di sport, di teatro con tanti tanti ospiti. Vi ricordo come al solito come potete seguirci grazie alla pagina Facebook dove potete anche interagire e commentare. E il canale YouTube di New Radio Network attraverso il sito www.newradionetwork.com e per chi è in zona Maddaloni, Caserta e dintorni, ancora in auto con l'autoradio FM 89.85, proprio al millesimo. Io non mi vedo ancora online, Enzo, sulla pagina della radio, però penso che sia tutto a posto, è solo un ritardo mio del telefono. Nel frattempo, prima di iniziare volevo dirvi solo una comunicazione veloce: gli auguri non ce li facciamo oggi, ce li facciamo il 24, perché saremo qui con uno special come ogni anno, anche questo il 24 e il 31 come da tradizione, dalle 13 alle 15 per farci gli auguri di Natale, farci compagnia durante le vigilie e tanto altro ancora. Però adesso mi dedico subito ai miei ospiti. Qui in studio saluto con immenso piacere l'amico Vincenzo Sollitto, maddalonese milanese. Grazie a te, Lucia. Che complici le vacanze natalizie. Abbiamo l'onore di averlo ospite, ne parleremo tra un po' di quello di cui si occupa Enzo, anche se ve l'ho anticipato attraverso i social. E poi vedevo già collegata la nostra finestra sul Trianon, o meglio sulla pizzeria 1947, era già aperta, che è caduto Lello. È caduto Lello, lo recupereremo sicuramente a breve, se me lo recuperi un attimo, perché per parlare stasera parte al Trianon c'è il debutto di Guapparia. Guapparia è un remake, il remake di Francesco Merola, figlio di Mario Merola, che tra l'altro hanno natali maddalonesi, come tutti sanno, cioè origini più che natali maddalonesi. E quindi eccolo qua, abbiamo recuperato Lello, ma io non mi vedo ancora su Facebook, Enzo. Ecco, Lello, mi senti? Vediamo un po', ti vediamo benissimo, però non ti sento ancora, hai attivato il microfono? Io ti sento, sì, ecco, ti sento. Benvenuto a New Radio Network, Raffaele. Sì, ti sento. Anche io, attore e coautore di canzoni. Ma voi mi sentite? Sì. Ti sentiamo benissimo. E non mi sentite? Sì, ti sentiamo benissimo, forte e chiaro. E io sono collegato con le cuffiette e c'è tutto. Ok, ma io ti sento, Lello. Mi sentite? Sì, sì. Mi sentite? Sì. Io mi sento maluccio, ma vi sento. Ok, allora proviamoci. L'audio è ottimo. E va via l'immagine. Cioè, mi sentite? Sì, sì. Perfetto. Però okay. Io non mi... Io sto nella pizzeria. Lo so, ti ho visto che sei nella pizzeria 1947, pizza fritta di Enzo Durante, che veramente è un partner, potremmo dire, del Teatro Trianon. Approfitto per salutarli perché sono ormai dei cari amici, e per chi va al Trianon devo dire che deve essere tappa fissa, perché una pizza fritta così buona, così leggera e così gustosa si mangia davvero di rado. Ma Enzo e poi è tutto a vetro, quindi si vede come prepara la pizza, ha tante varianti, tante specialità per tutti i gusti. Enzo dalla regia invece mi dice che io stasera sono circondata dagli Enzo. Enzo a fianco a me, Enzo al di là del vetro che non ho ancora ringraziato, Enzo Pace salutato, Enzo in pizzeria che ci deve far collegare con Lello che ha il debutto stasera, ma non so che cosa sta succedendo, c'è una macumba sulla trasmissione di stasera. Enzo, ci siamo? Lo so che abbiamo qualche problema, me ne sono accorta, ma non riesco a sentire neanche Lello che ha disattivato il microfono. Dovremmo dirgli di riattivarlo. Lello, riattivi il microfono per piacere. Riattiva il microfono. Lo so, altrimenti non ci sente. Vogliamo riavviare tutto? Che dici? No, io dico riavviare tutto così in modo tale che vediamo anche su Facebook. Allora, che sta, ecco qua, Lello, ti sento benissimo. Allora, io ti ho già presentato. Devi attivare il microfono, Lello. Siamo anche su Facebook, eccoci qua. Mi sentite? Sì, certo che ti sento. Ti sento benissimo. Non so perché lui non mi sente, ma io lo sento benissimo.
in ritardo il collegamento. La vostra immagine adesso è frizzata. Non fa niente, l'importante è che mi senti, perché noi ti vediamo benissimo, siamo perfetti. Non ti preoccupare, mi senti? La senti la mia voce, Lello? Adesso meglio. Ok, perfetto, l'importante è che mi senti, che riusciamo a parlare, non ti preoccupare del resto, perché si vede benissimo. Te lo garantisco. Allora, io ti ho già presentato, ti ripresento, perché tu sei attore e coautore insieme all'amico Bruno Garofalo, che saluto, che è stato tante volte ospite di Radio Network, di Canzone e Guapparia, il remake della famosa Guapparia portata in auge da Mario Merola negli anni 70, ma che però ha un secolo di vita, Guapparia. Sì, noi abbiamo, per la verità, noi abbiamo fatto una sorta di rilettura, nel senso che tutto comincia da un racconto di questi due giornalisti moderni, uno dei quali sarei io, che parla con un giornalista americano e cerca di spiegargli un attimino che cos'è la città di Napoli, con tutti i suoi torti, con tutti i suoi pro e con questi eventi, e quindi comincia, è come se loro rievocassero. Noi siamo, io e quest'altro collega siamo spostati in proscenio e io gli spiego che cos'è la Guapparia, che cos'è questo mondo un po' sommerso, e alle nostre spalle si svolge tutta l'azione. Allora, questa... quindi è come se fosse un altro punto di vista sul... Sì, un punto di vista altro. Allora, questa sceneggiata, questo spettacolo è una produzione del Teatro Trianon che debutta stasera alle ore 21. Assolutamente sì, assolutamente sì. E siamo in scena fino al 30 di dicembre. Sarete scena, tranne il giorno di Natale. No, tranne il 24, tranne la vigilia. Tranne il 24. A Natale. A Natale recitiamo e noi il 24 Santa Fuga Pitoni, spaghetti che pongono, capite? È complicata questa scena. Ma senti un po', Lello, ma dove ti trovi in questo momento? Sono nella meravigliosa Pizza Fritta, una pizzeria di Forcella che mi hanno gentilmente ospitato. Esatto, e faccio pure fatica a parlare perché mi mangiassi una pizza fritta, sinceramente. Ma purtroppo non la conoscevi tu questa pizzeria? Sì, la conosco, perché non è la prima volta che vengo a lavorare al Trianon, quindi qua insomma è un trionfo di pizzerie, però la pizza fritta è qua, insomma. È la pizza fritta per eccellenza. Enzo Durante ce l'hai dalle tue parti? Lo possiamo salutare? Enzo Durante è il sito in questo momento, però è stato lui. Mentre non ho capito, lui torna. Aspettiamo, continuiamo a parlare, è arrivato il mio altro ospite in studio, Salvatore, accomodati. Continuiamo a parlare di Guapparia. Guapparia è una canzone scritta da Libero Bovio, la cosiddetta canzone di Giacca. Benvenuto Salvatore Schiavone, assolutamente la tua cuffia, piano piano con la sedia. Assolutamente sì. Sì, è una canzone di Bovio. La canzone di Libero Bovio che era specializzato in queste cose, no? Nella famosa canzone di Giacca, anche se a un certo punto... Pochi lo sanno, ma lui scrive una canzone dove piglia per il sedere le canzoni che lui scrive, che si chiama Povero Guappo, e si autoironizza su se stesso, capito? Dove dice che sono sempre tragedie, sempre morti, sempre feriti, sempre corna, e scrive questa canzone, Bovio, il grande Libero Bovio, che si chiama Povero Guappo, dove piglia in giro se stesso praticamente. Ah, ecco. E allora tu ci dicevi che nella parte iniziale, in questa vostra rivisitazione di Guapparia, c'è un punto di vista altro, dove questi due giornalisti cercano di spiegare che cos'è la Guapparia e chi è il guappo. Spiegamolo anche ai nostri radiospettatori, chi è il guappo? Ma guarda, ti dico la verità, io lo dico proprio in una battuta dello spettacolo, perché l'altro giornalista è un giornalista americano, io dico tecnicamente che il guappo è comunque un fenomeno molesto. Perché comunque non c'è, sì, magari rileggendo il guappo col segno di poi gli possiamo dare un'aura poetica, ma fondamentalmente è uno che delinque. È vero che c'era un rispetto diverso allora, è certo che è diverso dal guappo di oggi o dalla malavita di oggi, però comunque era uno che, anche se faceva giustizia, aveva una sorta di violenza. Io nello spettacolo dico che il violento per antonomasia, che è quello che però gestisce il suo quartiere, che tiene a bada le cose, però stiamo parlando comunque di un fuorilegge, voglio dire, no? Certo, che prima c'era la vita, ma è perdente in amore. Ma questo però, sai perché cosa accade tutto questo? Ma questo accade nella vita anche di tutti i giorni nostri. Cioè, è dove non c'è lo Stato che viene fuori il guappo, è l'assenza dello Stato
perché, e io lo dico chiaramente, cioè io faccio una causa oggi, ci metto 30 anni, ci muoio prima e forse non la vinco, anche se ho ragione. Se tu ti rivolgi al guapo di turno, lui ti risolve in 3 secondi la faccetta, con violenza, però chiaramente il povero Cristo per la strada ha una soddisfazione immediata. È l'assenza dello Stato che ha generato questi fenomeni, secondo me. Quindi, nonostante Guapperia sia stata scritta 100 anni fa, è come se fosse stata scritta oggi. Ma un po' il Gattopardo, tutto si ripete, tutto muta perché nulla muti, voglio dire. Lo vediamo nella cronaca di tutti i giorni, no? Voglio dire, accadono cose che potrebbero essere accadute 100 anni fa. Cioè, non ci dimentichiamo che noi, a pochi chilometri da noi, abbiamo una guerra nel cuore dell'Europa, che sembrava una cosa dimenticata, no? Sembrava incredibile. C'è sempre un eterno ritorno nella vita, sai, questo lo diceva pure il grande Friedrich Nietzsche. Cioè, la vita è ciclica e tutto torna, nel bene e nel male. Purtroppo del male in questo momento, però tutto torna. Certo, il canovaccio classico della sceneggiata è fatta di, diciamo, di 3 perni, no? Come si dice in napoletano? Però qui c'è non abbiamo un malamente. Esatto. E chi abbiamo una malamente. Abbiamo una malamente, che questa donna è innamorata del guapo, però nel momento che il guapo si innamora di un altro, lei fa di tutto affinché questa ragazza si metta col migliore amico del guappo, per cui loro si ammazzano per amore. Cioè, alla fine loro si ammazzano per la contesa della stessa donna, ma non generata dalla loro inimicizia, ma dai cattivi servigi che questa donna, questa usuraia del quartiere, fa, perché anche lei è innamorata del guappo. Quindi la cattiva è una donna in questo caso. Però pure nella vita ci stanno le donne cattive, ragazzi. Sicuramente. È un po' come i classici delle fiabe, no? Della strega cattiva. Sono quelle storie tempo e senza età. Ma certo, perché la cattiveria è una delle cose che fa parte dell'essere umano. Certo, negli ultimi tempi assistiamo a delle violenze devastanti dei maschi sulle donne. Però questo non vuol dire che le donne non siano anche loro cattive. Ognuno c'ha il suo... bianco o tutto nero. Hai capito? Ma bisogna trovare un punto di equilibrio, se no non usciamo più. Se no diventiamo, hai capito, manichei, buoni e cattivi come alla lavagna quando si stava a scuola. Comunque venite a teatro perché lo spettacolo merita, E certo, si parte stasera e ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 repliche, quindi fino al 30 di dicembre, ore 21, un orario comodo. Durante le vacanze di Natale, quando si parla di Guapperia, Guapperia significa Mario Merola. Oggi Guapperia, certo, con questa vostra rivisitazione, questa produzione Trianon Viviani, è Francesco Merola. C'è Francesco Merola, che è bravissimo, un bravissimo attore, soprattutto in questo genere di cose, ovviamente, venendo da Cotanto Padre. Poi ci stanno in compagnia, abbiamo degli attori bravissimi, a parte me che non sono bravissimo, ma ci abbiamo Oscarino Di Maio, ci abbiamo Marianna Mercurio, Tiziana Di Giacomo, Alessio Sica, non mi fa dimenticare, Maurizio Murano, abbiamo tutti attori all'altezza, voglio dire. Io il caso le musiche di Pino Perris, diciamolo. Le musiche del maestro Pino Perris, meravigliose musiche del maestro Perris, che voglio dire non ha bisogno di presentazione. C'è la regia di Bruno Garò, vabbè, Bruno Garò è una garanzia, lo scenografo di Duarte. Network, quindi voglio dire. Io e Bruno abbiamo scritto insieme anche il famoso 900 napoletano. Poi siamo amici. Devi sapere che Adagio Napoletano, il riadattamento di 900 napoletano, certo, è stato fatto online durante il periodo del Covid, nel periodo della Befana di 2 anni fa, se ricordo bene, aiutami tu, è stato il primo spettacolo, la prima finestra che il mio programma ha aperto sul Trianon. Sì, esattamente. E proprio con Bruno Garofalo. Io con Bruno siamo amici da 40 anni e collaboriamo insieme veramente da una vita. E abbiamo scritto insieme un sacco di cose belle, per cui è pure facile, no? Perché ci intendiamo, sappiamo come vanno fatte certe cose, discutiamo su certi punti. Però Bruno comunque fa parte di quelle professionalità non vecchie, ma antiche, per cui hanno il senso vero del teatro, di quello che è la messa in scena, che un po' si è perso nei tempi moderni, oggi è tutto molto più frivolo. Invece Bruno c'ha quest'estetica antica, essendo stato tanti anni
con Edoardo e sa che cos'è veramente il teatro e la sua radice. E allora Lelo, io, voi stasera avete la prima e io non ti voglio trattenere tanto, questi erano i nostri accordi e io li rispetto. Vabbè. Anche perché gli attori prima di una prima, poi in modo particolare, hanno bisogno di concentrazione e anche di solitudine, se vogliamo, e quindi tu sei stato carinissimo e gentilissimo ad essere nostro ospite. Ricordiamo però come bisogna fare, come li compriamo questi biglietti? Si può telefonare al Teatro Trianon, adesso il numero non ce l'ho, però basta trovarlo su Google e non c'è problema. Ma c'è anche si chiama Teatro Trianon e si prenotano, venite, perché io penso che, ecco, pure in questo periodo di feste, muoversi di casa per avere un respiro di cultura non fa mai male. Sicuramente, e poi è un modo anche per stare insieme, passare una serata diversa. Insieme per socializzare, assolutamente. E prima assolutamente. Di venire a teatro... conservate uno spazietto per la pizza fritta di Enzo Durante, perché merita davvero. Ma quello te lo trova da solo lo spazietto, guarda. Pure se stai vivo, a Vitti si trova a tre da solo. Va bene. E anche dopo, perché spesso Enzo, proprio perché per le tante persone si trascina fino a tardi, quindi anche dopo. Assolutamente. Assolutamente. E allora, come si dice, come vi dobbiamo dire, in bocca al lupo da parte nostra, di tutta la redazione di Radio Network, dei miei ospiti, e noi ci vediamo a teatro. Un bacione. Ciao Lucia, grazie. Saluti a tutti. Buone feste, ciao. Allora, ce l'abbiamo fatta ad aprire anche stasera, nonostante le difficoltà tecniche, la nostra finestra sul Trianon, e anzi l'abbiamo aperta dalla pizzeria. Io non riesco a trovare il collegamento però qui, Enzo, se me lo mandi per piacere nel frattempo. Non mi è arrivato ancora. Eccolo qua, ce l'abbiamo finalmente. Benissimo, perfetto. Nel frattempo è arrivato l'altro nostro ospite, Salvatore Schiavone, che veniva da Roma o tornava da Roma, non lo so, e quindi capiamo. Roma e sono in ripartenza. Ma tanto la nostra trasmissione di Roma, anzi, se devi ripartire prima me lo dici, perché faccio intervenire prima te, in modo tale che ti libero prima. Tanto Enzo. L'ultimo treno alle 10. Ok, allora non ti preoccupare, faremo in modo di farti andare via presto. Allora, Enzo Sollitto, l'abbiamo detto, è un maddalonese che vive a Milano ormai da anni. Di Salvatore, perché noi trasmettiamo da Maddaloni con orgoglio, lo diciamo, non è maddalonese, vive tra Roma e Napoli, ma è un maddalonese di adozione, perché per tanti. Professionalmente a Maddaloni, anzi colgo l'occasione per salutare tutti i maddalonesi. Guarda di là, così ti vedono, perché sicuramente si ricordano. Qualche anno fa ho condotto il comando della polizia locale di Maddaloni, quindi abbiamo fatto veramente tante cose. Siamo stati pionieri di quello che del transito tra polizia, dal vigile urbano che era passata alla polizia municipale, sino a quando la normativa ecco, quindi con te è diventata polizia locale. Quindi con il 2012 la legge regionale ci trasforma. Quanti anni hai lavorato al comune di Maddaloni, Salvatore? Dal 2002 sino al 2015. Quindi è stata una bella, devo dire, ahimè, non ho fatto solo il comandante. Sì, ti sei occupato anche dell'ufficio ragioneria, di capo dell'ufficio ragioneria, se ricordo bene. Cioè, abbiamo fatto un po' di tutto. Ci ha dato una mano a gestire questo paese che ha tante difficoltà, ma come tanti altri personaggi paesi che purtroppo non ci sono più e che noi ricordiamo. Certo, noi che siamo del posto, invece tu oggi sei qui in tutt'altra veste, perché nel frattempo il mio tipo di lavoro che hai faccio, cambiato completamente lavoro. Infatti, eccolo qua. Io occupo praticamente delle frodi alimentari. Il CQRF, ricordo bene quando ne abbiamo parlato. Della regressione frodi, di cui devo dire la verità, questa è nata, io non conoscevo l'ICQRF quando stavo a Maddaloni, però so che c'era un grande maddalonese che dirigeva gli uffici dell'ICQ e che attualmente, non so se ci sente, ma è uno dei dirigenti storici dell'ispettorato, il dottore Iaderosa, che dirige l'ufficio di tutta l'Emilia Romagna e delle Marche. Iaderosa, il nome? Antonio, io non lo conosco, ma faremo in modo, allora un appello ad Antonio De Rosa, fategli avere il link di questa puntata. Lo salutiamo, perché lui so che ci tiene particolarmente per Maddaloni. Gli potrei mandare anche stesso tu allora il link della trasmissione successivamente. E allora invece noi adesso diciamo ai nostri radiospettatori, perché io li chiamo così, perché nel frattempo è arrivata anche la nostra finestra sul podismo con l'australiana. Ciao Peppe. Ciao Lucia, buonasera a tutti. Come sta l'australiana? E l'australiana mi ha battuto. Ti ha battuto. Sì, mi ha battuto. Italia 0-1. Eh sì.
si può Allora, dire. Peppe, tu ascoltaci di buono che nella seconda parte poi parliamo con te. Il filmato è già pronto per te, non ti preoccupare. Va bene, mi fa piacere, Certo. però, che non ti vedo tanto abbacchiato, nonostante tutto. Eh Riesci a sì, tenere testa anche agli australiani. mi sono truccato per l'occasione. Hai fatto benissimo, ma non ne hai bisogno. Però si E sente che quindi. parlo nasale. Ma vabbè, ci piace così anche nasale, non ti preoccupare, ci piace anche così. Grazie. Allora, Salvatore, dicevamo, si occupa appunto del controllo Dei antifrodi prodotti, dei prodotti, degli alimenti alimenti, in e modo ho particolare. colto l'occasione che tu mi hai lanciato proprio un assist, devo dire la verità, era sulle etichette dei panettoni, dice, E infatti, quello allora, noi tipico siamo in. natalizio. Noi Ci quando spiega ne di abbiamo che cos'è. parlato, non stavamo in periodo natalizio, ne abbiamo Certo. parlato a ottobre, però chiaramente in questo periodo dell'anno assistiamo spesso e ancora di più di frequente a controlli nei supermercati, i torroni, i panettoni, lo sfumante e poi un settore che non è il tuo anche per i giocattoli cinesi, quelli che non a marchio c'è, a marchio c'è. Allora, come funziona questo lavoro? Perché noi vediamo la Guardia di Finanza che va e sequestra magari bancali di panettoni, dice no, questi non sono buoni, il salmone non è buono per Capodanno, quest'altra cosa così. Eh certo, allora noi, premesso che noi siamo l'ispettorato della repressione frodi alimentare, quindi tutto ciò che è agroalimentare noi garantiamo quello che sia la qualità che deve essere sempre disciplinata, normata o con un disciplinare apposta oppure attraverso dei decreti interministeriali. Però effettivamente negli ultimi periodi i problemi li abbiamo avuti proprio con i prodotti da forno. E che cos'è un prodotto da forno? È sostanzialmente un prodotto lievitato che viene ha un suo impasto, c'è una sua composizione e nella sua lievitazione viene poi attraverso il sistema della cottura prodotto. E Una questo è un domanda, prodotto io da faccio le forno. domande ovviamente anche per te, Sì. per chi ci ascolta e magari vuole intervenire, vuole fare delle domande, è libero. I prodotti da forno intendiamo sempre quelli confezionati o anche quelli per esempio che troviamo nei panifici. Non c'è una differenza sostanziale tra i tipi, sempre prodotti da No, forno, dico voi dove però sono intervenite nello sia nell'uno specifico che e in nell'altro. Allora entrambi i casi. dove interveniamo? Interveniamo sulle materie prime. Però andiamo con ordine. Noi Sì. dobbiamo prima di tutto capire il prodotto da forno tipico e classico nostro che stiamo utilizzando, che stiamo comprando, regalando, le stelle natalizie sono piene, di pandori e panettoni. Esiste praticamente un vero e proprio decreto ministeriale, anzi interministeriale, che ha voluto normare il panettone, il pandoro, ma anche altri tipi di prodotti da forno, quale l'amaretto, il savoiardo, ci sono tutta una serie di prodotti, però quello principale è il pantoro e il panettone. Il Perché classico di questo questo? E periodo, perché poi. questo? Perché deve seguire una ricetta. Quindi, cosa ha fatto il ministero, l'ex ministero dello sviluppo economico e l'ex ministero delle politiche agricole? Perché oggi, come sappiamo, sono cambiate le denominazioni, ma il ministero del Adesso c'è commercio anche la sovranità è alimentare, Ministero veramente. del Commercio del Made in Italy, quindi Ministero dell'Industria e Made in Italy, e poi abbiamo il Ministero dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare e Foreste, di cui io faccio parte. Praticamente nel voler mettere su l'impalcatura, chiamiamola così, di costruire questa ricetta, il Ministero già nel 2000, prima nel 2005, poi nel 2017, ha voluto far sì che ci sia un decreto interministeriale che dica al consumatore, meglio chiamarlo cliente consumatore, perché molto spesso consumatore è un termine molto generico, perché lo utilizziamo un po' per tutto, Sì. ma chiamiamolo cliente consumatore. Il Che poi, customer, no? In tutte bravo, esatto, le. poi vi spiegherò un po', se abbiamo tempo, quello che sta succedendo sul Nutrinform e Nutriscore. Questa è un'altra tematica sulle due etichettature, la battaglia che sta facendo l'Europa, io dico l'Europa del Nord e l'Europa del Sud. Oh. Quindi Quindi non più l'Italia del Nord, l'Italia. no, Siamo ancora più a sud perché adesso. i francesi Vabbè, si se sono sono in fatti Europa. beh, Ovviamente se tu bravo, vuoi i francesi si sono intervenire, fatti voglio la dire, loro, sentiti libero. si sono fatti la loro etichetta, la famosa etichetta a semafori, quindi il Nutrinform, invece il Nutriscore, e noi ci siamo fatti la nostra etichetta batteria. Poi dopo, casomai, la spiegheremo Vediamo, meglio, la vedremo andiamo meglio. più Andiamo nel nel dettaglio del semplice, ecco, panettone. Il sì. panettone è sostanzialmente un prodotto che come base ha la farina, che è il Certo. primo ingrediente, le uova E lo zucchero. e lo zucchero. Questa è la base. Poi, qual è l'elemento caratterizzante del panettone? L'elemento caratterizzante è il burro, Sì. che deve essere un burro prodotto
dal latte, quindi è un burro che viene, deve essere prodotto dal latte. Però che può succedere? Può succedere che noi ignaramente possiamo comprare un panettone dove è stato fatto invece col burro con la margarina. Ah, e quindi in quel caso non da animale a vegetale, e non può essere indicato quale panettone, un prodotto da forno con margherina, perché non è un panettone in verità, perché non c'è burro, non c'è questo elemento. E anzi, la margherina, come sappiamo, è un elemento che per avere il punto di fusione è un po' superiore ai 36 gradi, quindi è un elemento che non è proprio salutare per il nostro corpo, però è un elemento che ha delle altri tipi di caratteristiche, una lunga conservazione, quindi è proprio tutta un'altra tipologia. Ma il nostro panettone deve avere questo burro. E la norma prevede che il burro deve essere anche in una quantità minima, almeno il 20% ci deve stare di burro, altrimenti sempre non siamo nell'ambito del panettone. E a fianco a questo troviamo le uette, i canditi, e ci sono, c'è oltre al lievito e il sale, che sono gli elementi proprio base, gli ingredienti base. Sì. Però poi ci sono anche degli ingredienti facoltativi. Ci sono dei panettoni fatti con il miele, ci sono dei panettoni fatti con i derivati del latte, e tutto questo praticamente l'importante è che siano sempre nel canovaccio degli elementi essenziali di cui vi ho detto prima. Ad esempio, si usa il burro di cacao. Ecco, spieghiamo un attimo la differenza tra burro di cacao e polvere di cacao. Ah, ecco. Polvere di cacao. Che cos'è? Qual è la differenza? Nella sostanza, nessuna. Perché sono entrambi il prodotto della raffinazione, della molitura delle bacche, quindi vengono pressate le fave di cacao e c'è la parte più liquida, quella piena di lipidi, burro, che diventa burro, e la parte più solida che poi diviene praticamente polvere. L'una viene utilizzata per fare la cioccolata e l'altra viene utilizzata per fare gli impasti e quanto altro, insomma, con il cacao vero e proprio. Ecco, questi sono gli elementi essenziali. Il decreto stesso poi prevede delle deroghe, e lì noi stiamo intervenendo con maggiore incisività. In particolare, non so se a qualcuno è capitato di trovare, ad esempio, un panettone fatto con un prodotto IGP o addirittura DOP, quale un prodotto nelle nostre parti, qui che vicino stare, c'è la melannurca. Ah, ecco, sì. Prodotto fatto, e in questo caso ci sono delle deroghe che ha previsto stesso il decreto. Quindi i ministeri, quando hanno codificato questa ricetta, hanno detto: l'importante è che ci sia il burro, perché quello è l'elemento essenziale, però poi ci possono stare anche altri elementi. Per esempio, c'è a chi non piace i canditi, sì, chi non piace l'uetta, e logicamente anche questo va nelle deroghe, però è tutto normato, è tutto codificato. Però è sempre panettone fatto di farina, burro. Può essere chiamato, può avere l'addizione legale di panettone. Questa è la norma, perché quando il cliente consumatore va presso il supermercato, presso la pasticceria a comprare il prodotto, deve avere sempre l'addizione legale. Per dizione legale intendiamo proprio quella che prevede la normativa, ma quello che prevede proprio il consumatore, conosce dove la può ricercare, e altrimenti compra altre cose. Allora, da New Radio Network, saluti al comandante Schiavone, grande amico della radio. Grazie. Non so se il direttore e l'editore che scrivono, però grazie, e vedo che insomma è rimasto sempre lo stesso spirito. Questo è bello, comunque, sì. È una radio molto molto giovane, era all'epoca una radio giovane anche ora. È una radio giovane di 50 anni, eccolo là, lo mettiamo in sovrimpressione, sì. un applauso. Bene, dicevo, quindi questi sono gli elementi essenziali. Poi come ci può stare, c'è stato qualche caso, però questo poi è stato normato successivamente, che purtroppo per i celiaci devono usare delle farine particolari. Ovviamente. Quindi questo va nelle deroghe, quindi può essere che abbiamo un prodotto che è sempre panettone, però è indicato solo per i celiaci, e quindi hanno il problema questo. Per farci capire, problema, anche da chi ci sta ascoltando, è che se io compro il panettone, vedo l'etichetta, la prima cosa devo dire è l'etichetta. Se non c'è l'etichetta, diffidate. L'etichetta con soprattutto la tabella dei valori nutrizionali
alla quale quindi quanti grassi, fare... quanti zuccheri, quante calorie, io la guardo sempre. Penso che dovremmo fare una apposta, ma ne avremo, non ti preoccupare, non possiamo liquidarla. Io voglio cercare di far capire, sì, anche l'importante è che persone... vediamo l'etichetta, quando ci convince l'etichetta e troviamo burro di cacao, e quindi troviamo appunto questi elementi che vi dicevo prima, facilmente reperibili su internet, basta trovare gli ingredienti, certo, del panettone, sì, del pandoro. Questi valgono anche per la Colombo, perché il decreto di disciplina. Sì, sì, vabbè, quella è analoga, no? Poi. Esatto. Quindi in questa, quando troviamo questi elementi, allora siamo in presenza di un prodotto che possiamo comprare. No, io la domanda che voglio fare io, ma anche per capire meglio io, la frode, sì, in che cosa consiste? Consiste nel fatto che se io voglio andare a comprare il panettone, sì, e lì al posto del burro c'è la margherina, mi stanno avvelenando, ma mi stanno vendendo un prodotto che non è conforme e di qualità inferiore. Io pago, ma non ho, è una frode, consiste, è una frode soprattutto economica. Esatto, esatto. È una frode economica, e che è importantissimo questo, che là girano i soldi, perché voglio dire, qua tutti quanti la mattina ci svegliamo per andare a lavorare, ce li studiamo. Qualche anno fa facemmo un'attività molto molto interessante sul falso champagne, sì, che potete trovare su internet. Falso, c'è sta l'acqua in mare per tornare a Mario Vero. Bravissimo, no? Esatto, e veniva fatta a Napoli queste grosse marche, insomma, di champagne famose, e fu proprio ricostruito che c'era chi passava a prendere le bottiglie vuote e poi facevano, ecco, qua la domanda sorge spontanea, direbbe qualcuno, visto oggi tutti i programmi di grafica e la tecnologia che avanza, come faccio a riconoscere se un'etichetta è vera o è falsa? Allora, nella sostanza, il consumatore, appunto, come cliente, non può conoscere le metodologie, perché la metodologia che noi utilizziamo, i miei ispettori che escono quotidianamente per fare i campioni, noi vediamo la prima cosa le schede di produzione, quindi facciamo la tracciabilità del prodotto, quindi, sì, vediamo come viene costruito questo prodotto, ma questo vale per il vino, per l'olio, per tutto. Logicamente noi abbiamo dei laboratori, e quindi noi con un programma ben preciso, appunto, prendiamo questi prodotti e li mandiamo ai nostri laboratori, dove vengono campionati, e c'è tutta una procedura per costruire il campione, che deve essere un campione ufficiale fatto secondo le metodologie dei regolamenti europei, altrimenti non può essere poi sanzionato, quindi c'è tutto un percorso, diciamo, che voi come centro di controllo sapete pure dall'azienda X quante bottiglie, per esempio, faccio l'esempio lo sfumante, visto che siamo escono, e sì, quindi, e dove, sì, si dirigono. Sì, questo per chi hai tirato in ballo la tracciabilità. Il vino ha una normativa tutta a 60, dove anche l'etichettatura è molto particolare, però il vino è molto controllato. La prima cosa, dovete sapere, penso che tutti quanti avranno visto su una bottiglia di vino, che l'imbottigliatore, per imbottigliare il vino, deve avere un codice. Questo, sì, codice è un codice ICQRF, sì, provincia e numero. Sì. Cioè, glielo diamo noi perché vengono tracciati sul sistema informatico, si chiama in gergo SIAN, il sistema informatico agricolo nazionale, dove ci sono dei registri, su questi registri vengono poste le quantità di vini movimentate. Ma questo vale anche per l'olio. A breve partiremo anche col grano su questo sistema. Proprio in tema di sovranità alimentare, è proprio il controllo che alla fine garantisce quello che praticamente noi, sì, infatti, io quello che dicevo, sovranità, noi come consumatore, qualunque che entra in un supermercato, certe cose non le possiamo individuare, ma a monte c'è un vostro lavoro che ci tutela, certo, e che fa in modo, a meno che nostro non... e anche di altre forze di polizia che lavorano, vabbè, nel voi lavorate campo, in sinergia, sì, con lavoriamo in sinergia, però in ASS, per esempio, in ASS è per la salute, sì, quindi lì è un aspetto più per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario, però ci sono altre forze di polizia, tipo la tutela agroalimentare, piuttosto che noi, insomma, che lavoriamo proprio su questi settori. Quindi il vostro settore di intervento, più che preoccuparsi della salute, noi, che è un settore... Esatto, ci sono dei programmi ai si quali... Si occupa proprio della tutela qualità, del consumatore, della qualità dei prodotti. Infatti, uno delle ultime, diciamo, ultimi regali che l'anno scorso abbiamo avuto, a dicembre dell'anno scorso, ora è un anno che è partita, è la competenza in campo agroalimentare delle pratiche sleali,
Quindi noi cerchiamo di capire la grossa distribuzione tra il B2B, cioè il business to business, tra i due mercati di commercio all'ingrosso, chi praticamente e come vengono costruiti i contratti. E quindi, ad esempio, se ci sono delle condizioni sfavorevoli per una parte, noi li sanzioniamo. Una condizione che mi viene in mente, ad esempio, è sui tempi. Se io ti devo pagare un prodotto a 30 giorni e scrivo 180, non lo posso scrivere per legge, perché per forza ti devo pagare in 30 giorni, in quanto quei 30 giorni sono sufficienti per pagare l'agricoltore che ha raccolto nei campi il prodotto e che poi lo ha portato a compimento, insomma, ha portato sia a lavorazione sia l'ha immesso nel circuito. Quindi, ecco, l'importanza è proprio questa qua, quella di costruire l'intero percorso di come avviene dalla campo alla tavola. Ok, allora io ti interrompo un attimo. Prego. E dopo riprendiamo, concludiamo con te, tanto se finiamo alle 7:30 ce la fai a prendere il treno, mi sono fatta i conti, quindi nel frattempo, e qua chiedo anche aiuto all'amico Peppe Sacco, che è molto più sportivo di me, perché come persone che lavorano dietro le quinte come te in un altro settore abbiamo Enzo Sollitto, e io devo dire che ho l'onore di essere una delle prime, perché questo libro è uscito la settimana scorsa, è stato pubblicato 6 giorni fa, sì, e il libro parla di quello che è la sua professione da un po' di tempo a questa parte, da un bel po' di tempo, forse abbastanza, quasi da sempre, sì, potremmo dire, sì, che è quella del team manager, i segreti del team manager di una squadra di calcio, cioè, ovvero chi fa tutto il lavoro dietro le quinte di quello che poi vediamo, la passione degli italiani, quel pallone che rotola sul campo verde e che tiene incollati milioni di italiani la domenica, i mondiali e quant'altro. Allora, per prima cosa io ti chiedo, come si diventa team manager? Che tipo di lavoro è? Allora, innanzitutto bisogna fare una grande gavetta, devi accumulare tanta esperienza per poi arrivare eventualmente al lavoro del team manager, anche perché il team manager è la persona che è di riferimento della squadra ed è il riferimento della dirigenza, quindi fa da trade union tra queste due realtà. Si occupa prevalentemente di tutto ciò che serve alla squadra, ai calciatori. Tu come hai cominciato? Il mio percorso è stato variegato, infatti ho fatto tante diverse esperienze. Ho cominciato addirittura dalle statistiche giornalistiche, per poi passare... Nel senso, ci sono degli studi particolari? No, non ci sono studi particolari. Gli studi più che altro te li devi creare un attimino tu, nel senso che devi andarti soprattutto a studiare i regolamenti, devi conoscere una o più lingue, devi avere a che fare con... anche ad avere occhio per riconoscere eventualmente i calciatori, ma sto parlando in maniera molto ampia. Io ho cominciato 20 anni fa in maniera decisa entrando nell'ufficio stampa della Juve. Ho avuto questa fortuna per 14 anni. Da lì, quindi hai cominciato come giornalista, diciamo? All'inizio sì, poi nell'ufficio stampa della Juve è stato più una gestione dei dati, quindi statistica. Mm. Perché seguivamo il post-gara, il pre-gara e tutto ciò che era la statistica della partita, relativa ovviamente ai calciatori. Da lì poi ho lavorato anche con l'Ausorgan della società, da lì poi ho avuto 8 anni di esperienza in Belgio all'Anderlecht e lì ho ancora di più affinato questa professione. Infatti ho proprio fatto lì il team manager. Quindi è proprio un'esperienza sul campo. Assolutamente, sul campo. E poi è proseguito con i lavori da scout, con agenti di calciatori, organizzando eventi sportivi che possono essere stati degli stage, dei tornei. Quindi è tutto ciò che è organizzazione. Si parla, il team manager deve avere in mano tutto ciò che concerne all'organizzazione. E infatti questo libro, dato che parla oltre ad alcuni casi di specie e curiosità legate al calcio, addirittura anche su qualche calciatore, aneddoti ancora segreti ma ormai svelati in questo libro di qualche calciatore. Ma questi noi non li diciamo qui perché bisogna leggere il libro di Enzo. Assolutamente.
E però in quel caso questo libro può essere utile anche a chi deve gestire situazioni di organizzazione sportiva, anche di qualsiasi altro sport, o addirittura anche organizzazioni aziendali, perché all'interno ho inserito anche degli schemi di management aziendale, come la matrice di Eisenhower, l'analisi di SWOT, il diagramma di Gantt, quella che viene chiamata la roadmap. Quindi allora, questo libro vuole pieno. Essere un vero e proprio manuale didattico, quindi se da grande qualcuno vuole fare il team manager, il consiglio è di acquistare questo libro, perché è veramente un vademecum per questa professione. Certo. Tu oltre a questo sei anche talent scout, scopritore di talenti, certo, ovviamente nel mondo calcistico, e lavori certo, soprattutto con l'Africa e con il Sud America. Anche, soprattutto con il Sud America. Noi sappiamo che tanti calciatori importanti vengono, infatti, arrivati e continuano a venire dal Sud America. La coppia è andata là. La coppia è andata lì, non a caso, proprio domenica. Anche se la mia nazionale preferita, oddio, nazionale è l'Uruguay, ma per un dato statistico, perché amo l'Uruguay da un punto di vista sportivo, calcistico, perché teniamo conto che l'Uruguay è come una regione italiana, a 3.500-4.000 abitanti. Un po' come il Venezuela. Sì. Ma a 4 milioni di abitanti, quindi Roma e dintorni, sì. Eppure esatto, vanno avanti da quando è nato il calcio a vincere mondiali, Coppe America, calciatori professionisti in tutto il mondo, e poi con il discorso che essendo teoricamente extracomunitari, possono avere l'88% della popolazione può avere può ottenere un passaporto europeo in quanto antenati italiani, spagnoli o tedeschi, quindi una volta che prendono anche il passaporto europeo vengono naturalizzati europei e non c'è neanche quel vincolo. E ripeto, per me ce l'hanno nel DNA, è un popolo che ce l'ha nel DNA. E poi ho un amico e comunque tanti contatti in Uruguay, quindi è un po' quella che preferisco e che mi attira molto di più. Allora, io dico innanzitutto alla regia che noi dobbiamo recuperare i 10 minuti di prima, quindi non voglio sapere niente che abbiamo perso per il collegamento e per il ritardo di Salvatore. Poi chiedo all'amico Peppe di preparare una domanda per Enzo, preparami il filmato. Nel frattempo, a sorpresa, c'è una telefonata per Salvatore. Enzo, preparami anche il filmato per Peppe, però prima voglio una domanda per Enzo, ma dopo la telefonata, vai. Buonasera, allora. Ciao Michele, benvenuto. Caro tanto amico. Che non voglio far rischiare di perdere il treno al dottore Fiore. Lo accompagniamo noi a Roma, non ti preoccupare. Però siccome sanno dell'amicizia che mi lega al dottore, mi hanno girato il link, io sono a Napoli e ti sto chiamando da Napoli e ho assistito per pochi attimi alla trasmissione. Salvatore, complimenti. Grazie Michele. Noi a Maddaloni e io per primo rimpiangiamo le tue gesta per quello che hai fatto al Comune di Maddaloni. Io non lo dimentico, ma Orlando la nostra città, e lo dico con il cuore senza sviolinate, lo dico veramente perché lo credo, perché sei stato fantastico negli anni che hai svolto il ruolo di dirigente del corpo di polizia municipale. A telefono non l'ho detto, Michele Farina, ex sindaco di Maddaloni. Sì. No, io ti ho chiamato affettuosamente Michele perché siamo amici, però no, per chi ci sta ascoltando. Io lo dico perché lo dico a tutti, tu sei la mia preferita, sei la giornalista preferita. Tu sei il mio ex sindaco preferito dopo questa dichiarazione di Natale, da morire in diretta. Approfitto per fare gli auguri a tutti quanti. Grazie Michele. Felice Natale. Grazie. Un abbraccio forte, Michele, Salvatore. Ti voglio solo dire che grazie. Con calma la potrai rivedere perché la nostra trasmissione non va mai via, è indelebile, rimane lì sulla pagina Facebook e sul canale YouTube, e quindi te la potrai rivedere con molta calma, non ti preoccupare, anche in differita, siamo onnipresenti. Grazie a te Michele, ti aspettiamo quando vuoi come sempre. Ah, buonasera, ciao. Ciao. Allora, io c'ho Peppe lì che si sta riprendendo dall'Australia. Io non ti volevo disturbare, Peppe, perché con l'australiana non mi permetto, tra Peppe e l'australiana, non mettere il dito, però da buon sportivo, molto più competente di me, quale sei, mi sembra giusto, prima di far passare il tuo filmato, di farti fare un intervento sull'argomento di cui parlavamo. Allora, per quanto riguarda la frode sugli alimenti, in verità mi sono fatto una cultura, cose che non conoscevo, questi goci, queste cose,
ovviamente uno dovrebbe guardare, se ho ben capito, sulle bottiglie e sulle confezioni, giusto? Sulle etichette, sì. La carta d'identità. Sulle etichette delle confezioni. Certo, è un lavoro che è molto interessante. Secondo me è da fare veramente un plauso, perché sono persone che conservano i valori della Madonna, come parlo brutto stasera. Ti voglio far parlare poco perché ti vedo in affanno. Sì, vabbè. Ovviamente mantengono quei valori che ovviamente è la sicurezza sugli alimenti, questa è una cosa importantissima. Secondo me bisogna battere ancora di più, perché di frodi ce ne sono tante e non solo negli alimenti. Poi, per quanto riguarda il calcio, è una bella parentesi. Ovviamente sono curioso di leggere il tuo libro, anche perché diciamo che io vivo pure una squadra di calcio, ovviamente dilettantistica, niente di che, però è giusto tenere anche un quoziente per capire cosa c'è E allora, dietro se hai una al vero curiosità da calcio. chiedere a Enzo, Non ho capito, scusami, una Lucia. curiosità da chiedere a Enzo, allora ce l'hai. Ma guarda, le curiosità sono tante, però dico io la verità, la mia curiosità è questa: qual è il motivo che ha spinto a Enzo di scrivere questo libro? Tanti motivi, prima perché c'era la passione, secondo perché io anni fa quando ho cominciato nello specifico non ho trovato mai un testo che mi potesse indirizzare e parlo di 15 anni fa e quindi ho colmato questa, diciamo, questa sete Questo di vuoto anche questo che vuoto, questa c'era. sete di apprendimento. Poi alla fine sul campo l'ho fatta. Nessuno mi ha potuto indirizzare o anche a volte raccontare dei miei aneddoti così come sono scritti nel libro. Ho dovuto fare tutto da me. E proprio questo know-how acquisito e questo vuoto in libreria mi ha spinto poi a fare questo libro. Un'ultima domanda e Dai, poi. poi mandiamo il tuo Allora, filmato, Peppe. sì. No, volevo dire, ho ascoltato che hai detto che tu stai, diciamo, cerchi atleti calciatori nel continente nero. Uso questo termine. Anche. Ah, quindi non solo nel continente nero, quindi No, no, anche in assolutamente, assolutamente. tutti i paesi, vabbè, questa era pensavo prettamente in quell'area là del No, no, mondo, no, 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 ovviamente. assolutamente. Diciamo che sono due aree che a volte ho un attimino privilegiato, ma non solo da quelle nazioni lì. Anche perché poi, anche lì, trattando sempre un argomento poi ripreso nel libro, quando poi lavori per una società e poi la società che ti dà delle indicazioni sul tipo di calciatore che preferisce cercare sia per struttura fisica, sia per mentalità, sia per cultura, allora magari ti puoi indirizzare verso la Danimarca piuttosto che verso il Sudafrica per fare due estremi. Quindi poi dipende anche dai diktat che la società con cui lavori o con La cui tipologia che serve in quel momento, la quindi gente, il perché io lavoro anche con agenti di calciatori, tiki kit. poi dipende anche da questi diktat, allora vai a scandagliare determinate aree. Quindi anche il team manager come il calciatore si sposta di società in società praticamente. Il team manager è un po' più difficile perché il team manager è più un uomo della società. È colui il quale viene o cresciuto in seno alla società per poi assumere questo ruolo e magari per poi diventarne il direttore sportivo, oppure un ex calciatore che appunto sa come funziona il ruolo del team manager in quanto gli è stato utile e viene inserito in società con questo ruolo, però poi molte volte è solo un trampolino di lancio per diventare direttore sportivo. Benissimo. Allora, se mi mandi il filmato di Peppe, poi un'altra domanda per Enzo, un'ultima domanda per Salvatore e chiudiamo. Ecco qua, quando vediamo.
Perfetti, ragazzi, gira qui all'arco rosso, ai vostri costi, via! Via! Bambini, due giri da percorrere anche per loro. Sindaco, dicevamo, oggi è comunque un giorno di carriera senza la gerarchia delle istituzioni amministrative o quelle sportive, poi non potremo realizzare giornate come questa, quindi grazie per aver contribuito ognuno nel proprio compito e ruolo a poter continuare con potenziale qui. Ovviamente buon lavoro a lei e a tutta l'amministrazione per quello che poi sono gli impegni che avete in un territorio particolare e che merita davvero di giornate come queste anche per avvicinare altri ragazzi all'attività sportiva, perché come le parole erano chiarissime e condivisibili, lo sport aiuta a formare persone migliori, anche se non si diventa campioni, poi quelle regole di vita ce le si porta dietro, si diventano uomini e donne migliori per il nostro territorio, la nostra società, il nostro futuro. Non so se vuole aggiungere qualcos'altro. La passione, l'impegno che ci hanno messo tutti, e come diceva lui, non è importante il risultato, l'importante è partecipare. Quindi vi aspettiamo di nuovo qua l'anno prossimo in Villa del Rio a Sant'Antimo. Ecco Peppe, io mi aspettavo il tuo commento sul filmato, invece c'era l'audio del video. Lo so, vabbè, alla prossima. Allora, è una passerella di giovanissimi atleti. Parlando appunto di talenti, no? Sì, 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 una manifestazione con l'ecita della FIDAL, promossa dalla società in Atletica Sant'Antimo, dal tecnico Giuseppe Da Ponte, che in verità è una manifestazione vecchia, vecchissima, solo che ha ridisegnato l'appuntamento. E diciamolo pure, centrando un nuovo successo. La kermesse si è svolta nella villa di Eagle del Rio di Sant'Antimo, tutti la conosciamo, Sant'Antimo, una località in provincia di Napoli, dove i giovanissimi atleti hanno gareggiato in un percorso ben studiato di 500 metri sulle varie distanze. Oltre alle categorie promozionali, che sono i giovanissimi dai 5 ai 14 anni, in gara anche quella assoluta con la categoria allievi. Alle prove... Franco Tamara, autore della locandina del programma. Ciao Franco, buonasera. Le prove hanno segnato il titolo provinciale individuale. Da segnalare, come si è vista nel filmato, una larga cornice di pubblico. Tra i presenti in villa il sindaco di Sant'Antimo Massimo Bonanni e il presidente del comitato regionale Bruno Fabbozzi. La cosa importante è che sono rimasti soddisfatti i tecnici, sia per l'organizzazione che per l'impegno dato in campo da ogni singolo atleta. E questa è la mia scheda. Corre. Chiedo scusa solo per la voce, ma non mi dite niente. Non ti preoccupare, ti voglio lasciare in silenzio con noi. Però domenica e Natale non si corre. Ma non si corre a Natale, ed è vero, però si correrà il 26. Ah, ecco, per digerire... Il 26 si correrà a Melito, una 10 chilometri, e poi si correrà, in provincia di Salerno, a Siano. Ma con 10 chilometri ce la facciamo a smaltire il cenone della vigilia e il pranzo di Natale? No, tutti i dolci, no, assolutamente. Allora, ogni 10 chilometri si riescono a smaltire 8 grammi di grasso, insomma, proprio una sciocchezzuola. Quindi vabbè, poi ce la racconti questa. Ti faccio riposare la voce, non te ne andare. Allora, no, assolutamente. Ritorniamo da Enzo. Ovviamente, dove possiamo acquistare questo libro innanzitutto? Si può acquistare nelle librerie, laddove non lo avessero ancora si può prenotare, perché comunque lo ordino stesso le librerie, online sul sito dell'editore Urbone Publishing, che non l'abbiamo detto, oppure su Amazon.
Ecco, è molto più facile. Il periodo natalizio è un bel regalo di Natale, soprattutto per chi vuole intraprendere questa professione, per chi volesse diventare team manager, perché è appassionato di sport, di calcio, e magari non ha la stazza e il fisico del calciatore, tipo noi, ma c'ha questa passione. Un consiglio in meno di 2 minuti per chi vuole diventare team manager. Ma il consiglio è quello di, come dicevamo prima, far gavetto e partire dal basso. Io posso dirti che chi lavora come team manager raramente è partito a fare il team manager, ma è partito, io conosco il team manager della Juve, è partito 20 anni fa, però era in seno alla società nel marketing. Altri erano invece magari dei talent scout, piuttosto che appunto ex calciatori. Quindi devi avere prima un certo background alle spalle per poi essere promosso in Quindi questo ruolo. Quindi tanta umiltà, tanta esperienza. Tu oggi lavori per? Ho firmato il mese scorso con il Frosinone, reparto il scouting. Benissimo. E allora ti troviamo dalle nostre parti, sei più vicino. Probabilmente più spesso. Certo. E quindi potrai tornare qui con noi e dare magari qualche consiglio. Noi abbiamo la Maddalonese, a Maddaloni, certo. È un'eccellenza. E ce ne sono tante altre belle squadre, tu poi sei del posto, magari chissà che non abbiamo qualche talento tra di noi. Allora io torno da Salvatore, così ci avviamo alle conclusioni. Il regista, no, mi sembra la regina di cuori il mio regista, perché si chiama Pace di nome, ma poi non è tanto pacifico in certe cose. Allora con Salvatore invece io voglio parlare di una parolaccia che mi ha affascinato molto, perché non sapevo che questo fenomeno avesse un nome. Io da utente normale, da cliente normale dei supermercati l'avevo notato più volte, ma questa cosa ha un nome, un brutto nome in inglese, me lo so scritto perché è impronunciabile, nonostante conosca abbastanza bene l'inglese, e voglio farlo capire anche ai nostri radiospettatori, perché è una cosa a cui ci troviamo al cospetto tutti ormai, è lo shrinkflation, l'ho detto bene? Shrinkflation. Che cos'è questa parolaccia, tu lo sai? Sì, è un'inflazione, in effetti. È un'inflazione, ma dico... Ah, ecco, quindi shrinkflation, esatto, forse è meglio. Esatto. Ok, non l'avevo interpretata così. No, in effetti tutti quanti troviamo un po' nei supermercati, soprattutto nel periodo che i prezzi sono limitati per causa anche dei costi che sono sull'energia, quindi ha portato questo aumento dei prezzi, troviamo delle confezioni un po' più ristrette. Quindi con il prezzo invariato o forse anche più alto. Sì. Ad esempio, un chilo di pane tu lo trovi allo stesso prezzo, però la quantità è 750 grammi, quindi di fatto è una cura dimagrante. Io lo so che tu ti occupi di agroalimentare, però è un fenomeno che io ho riscontrato in modo particolare sui detersivi, sì, che sono anche più cari dei cibi. Loro dimagriscono, ma noi no. In realtà è nato proprio in quel settore, perché settore un po' più pregnante, quello là più dove si cerca di colmare con lo stesso, perché poi il packaging è uguale, cambia poco, cioè uguale, a distanza uno lo vede, dice, devo comprare questo tipo di detersivo. Prendo il pacchetto, poi casomai me ne accorgo a casa. Hanno cominciato da un litro 9,50, poi è diventato 7,50. Con i dentifrici. Identifici anche, esatto. Sì, ricordate che erano tutti 100 ml. Sì, sì, identifici anche. Arrivati a 80, poi arrivati a 75, poi cos'è successo? Il processo inverso. Quello di vendere il 750 a quel prezzo, regalandoti, quindi dici in omaggio, prodotto in più, quindi facendo una confezione, quello stesso prodotto te lo fanno passare come un omaggio, ma in realtà è lo stesso. Tu lo parli. E invece per quanto riguarda il settore proprio degli alimenti, quali sono i cibi più ristretti? Tutti sono quelli, sostanzialmente sono quelli che hanno un packaging molto più concentrato, quindi anche il latte, le confezioni, le merendine, tutto ciò che ha un packaging che è facilmente confondibile, soprattutto se ha una forma rettangolare. I pacchi di biscotti, per esempio. Esatto, queste forme un po' più classiche. Se tu il parallelepipedo che si rimpicciolisce un po'. Un prisma. Ma il volume di quantità diminuisce parecchio. Esatto, per esempio ci sono dei biscotti che vengono confezionati appunto in questi prismi, uno sopra sull'altro. Oppure diventano più piccoli nelle confezioni. Sì, c'è questa... Allora, o diventa più piccola il prodotto dentro, diventa più piccola la confezione, fatto sta che la quantità è dichiarata, quindi non è legale tutto questo? È legale perché non è una... Perché viene dichiarato. Perché viene dichiarato, tu consumatore lo leggi.
non sarebbe legale se mi vendi 7,50 a posto di un chilo che io ti pago un chilo. Quindi è un fenomeno che non si può arginare. È un fenomeno di marketing che sta cercando di ridurre, ma soprattutto in settore ormai si sono specializzati veramente di poco, perché questo libro lo vedo così, ma se lo vedo 2-3 centimetri in meno, il colpo d'occhio, meno, a colpo d'occhio mi dà la stessa sensazione, però certo, magari ci manca tutto il pezzo di sopra. Cambiano anche la grafica, no? Magari per farlo sembrare... Spesso non la cambiano, ah. Perché? Perché tu devi essere, soprattutto se sono grafiche famose, tu devi essere, devi avere la sensazione, l'abitudine, di la sicurezza. Casa quel prodotto. La sicurezza. Ma bisogna anche saperlo fare. L'altro giorno al supermercato una confezione di detersivi, palese che gli mancavano tre dita, perché la confezione era semitrasparente, e quindi... ne mettono anche di meno dentro, come diceva lui, il flacone è quasi uguale, forse solo leggermente, però quello è dentro. La dimensione, dentro c'è... Sai dove ho notato che è cominciato questo fenomeno? In quei negozietti tipo... i vecchi tutto a 1.000 lire, per ci capire, no? Una sorta di dove lì compravi il detersivo ed era più leggero. Sì. Poi è arrivato anche nei supermercati con marchi famosi. Sì, ma poi è arrivato quello alla spina che ha... quindi diciamo che quello dobbiamo dire, che i prezzi sono aumentati, i prodotti sono diminuiti, gli stipendi... Però gli stipendi sono qui, anzi, e il quindi potere di acquisto che il consumatore cosa deve fare? Io... dico sempre, attenti all'etichetta, perché purtroppo è la carta d'identità. Un poliziotto, se ti firma, cosa ti chiedi? I documenti. Tu che cosa gli chiedi al prodotto che devi comprare? I documenti. Se mi consenti, certo, c'è una piccola divagazione che faccio sui panettoni. Sì. Perché? Perché il allora, decreto... prima che la fai, ti dico, noi dobbiamo parlare della pizza, ne parleremo in un altro momento. Sì, perché è un po' complicato. Perché dobbiamo chiudere. Sì, sì, sì. Vai. Ma per te più che per me. Panettoni... abbiamo i famosi panettoncini, sì. Però lì il decreto ha detto chiamateli panettoncini, li potete chiamare panettoncini. Ah, ecco, quelli che danno i bambini, che poi manco li amano tanto i bambini. Allora, guarda, veramente un argomento vasto e vario. Io ringrazio i miei ospiti, ringrazio innanzitutto il Trianon, Marisa Laurito, Paolo Animato, il mio collega detto stampa, Gabriella, e tutto lo staff del Trianon, li saluto e gli do ancora un grosso in bocca al lupo per la prima di stasera, grandiosa Guapparia, e tanti tanti auguri a loro. Ringrazio Peppe che veramente, nonostante l'australiana, stasera ha voluto esserci e mi ha fatto un grande regalo, perché ci... Ciao Lucia. Buonasera 24 a tutti. Faremo questa puntata dalle 13 alle 15. Io non l'ho pubblicizzata ancora, perché per non confondere i radiospettatori la pubblicizzerò a partire da domani. Ovviamente tu, se ti fa piacere, quindi, il tempo sei dei nostri. Sì, certo. Okay, però è dalle 13 alle 15. Parlerò dell'ottavo trofeo Città di Nola. Stupendo. Ma possiamo anche bellissimo. Solo parlare degli auguri e stare in compagnia. Ci saranno tutti gli speaker e tu sei... va bene, ok, d'accordo, va benissimo. E poi ringrazio Enzo che ha accettato subito il mio invito. Galeotte, le vacanze natalizie, l'ho acchiappato al volo, ho detto no, tu devi esserci appena ho visto i libri. Quindi fate questo bel regalo di Natale a chi... ovviamente è settoriale come argomento, quindi chi può piacere, chi può essere interessato, e so che ce ne sono tanti, perché il calcio veramente tiene incollati tutti gli italiani ed è un lavoro per tanti giovani, magari chi vuole fare il calciatore, ma c'è anche altro oltre il calciatore che può essere più remunerativo, più interessante, più anche stabile, perché il calciatore a una certa età la carriera la finisce, il manager credo che vada in pensione, un po' come noi della pubblica amministrazione, e quindi in Italia ci sono tanti TCT. In Italia c'è, e ringrazio Salvatore Schiavone, veramente ha avuto un... senza nulla togliere agli altri ospiti, ma un'accoglienza calorosissima da tutti i nostri radiospettatori, grazie, perché per tanti anni qui a Maddaloni a voi, è stata un'emozione ritornare in questi luoghi. Qui sei il benvenuto. Oggi siamo capitati in una puntata particolare, ma dobbiamo parlare della pizza e di altri argomenti di cui ci farà piacere. Quindi poi ci concorderemo tra gennaio e febbraio. Tornerai qui e avremo magari anche il tempo dopo di... caldo per la pizza. Io voglio dire, c'è una famiglia a noi molto cara che ci sta seguendo e che ti saluta. Ah, grazie. E non è stato possibile farli venire qui. Io sempre nel cuore. Sì, e i saluti sono tutti per loro, loro lo sanno, ci stanno ascoltando, grazie. E quindi magari in una prossima occasione
li andremo anche a trovare. Io non vi faccio gli auguri, perché gli auguri li facciamo il 24, come abbiamo detto, dalle 13 alle 15 saremo qui con gli altri speaker di New Radio Network, con tutti i registi, è vero, Enzo, Antonio, tutti gli altri registi, Peppe Sacco con noi, Gianmarco, Saverio, e quindi vi faremo compagnia mentre preparate la frittura di pesce, voi pulite il pesce e noi poi dopo ce lo veniamo a mangiare. E poi per il 29 non vi dico niente, perché anche la nostra puntata del 29 dovrebbe essere una puntata speciale, ci sarà una sorpresa, seguitemi su Facebook perché vi aggiornerò da lì come sempre. Intanto vi saluto, vi ringrazio, ringrazio il mio regista e ci vediamo dopo domani. Ciao. Buona serata a tutti. Con istruttori e insegnanti abilitati, conseguire la patente alle autoscuole di Nuzzo è semplicissimo. Sale computerizzate.